Allora qual è il problema? Borgiolia. Nata a Castelvetrano. 1966. Se mi deve domandare, mi domandi. Ma quale domande? Ora c'è lo spettacolo. Ci prepariamo e facciamo le cose per bene. E siamo alla fine di Faracalza Teatro 2011. L'energia dell'errore, l'energia c'è stata tutta. Adesso è arrivato l'errore, naturalmente. Ecco, alla fine. Il nostro spettacolo arriva l'errore, finalmente. Lui è Gigi Borruso e oggi è in doppia veste perché è stato il direttore artistico di Faracalza Teatro 2011 e oggi invece è in veste di autore, perché è sua, e di attore. Ma ci vuoi dire perché concludiamo con un errore umano? Concludiamo con un errore umano, per una casualità o un errore probabilmente, intanto perché per curare la rassegna era importante, come dire, che io fossi libero da altri impegni nel periodo precedente. Un errore umano è uno spettacolo che nasce da una riflessione di alcuni anni e da un precedente primo studio che si chiamava Senza Scruscio, che abbiamo presentato con Serena Rispoli in Toscana alcuni anni fa, oggi profondamente rivisto, che parla di una donna prigioniera, di una donna prigioniera dell'abuso, del pregiudizio, moglie di un boss. È uno spettacolo che parla di mafia, ma in modo probabilmente, crediamo, speriamo anche, un po' diverso dal solito. Ma la vostra musica! Ivana, portami gente dolce di nuovo al giro. La testa mi scoppia. È una sorta di giallo surreale dove il filo conduttore è la credibilità di questa donna, perché Lia, la protagonista di questa pièce, è una donna a cui non si può dare credito. Non lo volevano candidare a Marinella perché dicevano che c'aveva amici mafiosi. I geometri bestemmiavano e ci diceva al telefono che ora c'erano sbirri pure nell'ADC. Ci sto parlando di quella di quando c'era l'ADC, quella vera. Ma poi a Marinello l'hanno candidato e che ci dovevano sputare su quel ventiglio di voti e lo fecero onorevole. Sì, certo, poi vuole arrestarlo. Ma fu cosa di ridere. È un personaggio pesante. Non la definirei pesante, è un personaggio forte. È stato molto, molto bello per me affrontare questo personaggio, mi ci sono affezionata, le voglio molto bene. Spero che non sia pesante, nel senso io ho cercato di lavorare sulla profondità del personaggio, sulla sua verità in qualche modo, e anche se ci sono sicuramente degli aspetti molto forti, è comunque una donna internata, quindi è una donna che non sta bene, però anche su una certa leggerezza. Certo, non è facile essere la donna del boss. No, lo ha scoperto a sue spese, non è facile essere la moglie di un boss, soprattutto quando si vuole affrontare la realtà e non si sfugge, poi il prezzo da pagare è molto alto ancora oggi. Fino a quella notte. E la mia testa va un po'. Illuminava al giorno tutti i miei pensieri. E mio marito si voleva portare i miei figli da mia suocera. Ho pensato pure che mi avrebbe ammazzato. Mio marito, ho pensato, sì. Non si fidava più. Cominciavo a chiedere. E una donna, come dice lui, si deve fare i cazzi suoi. Sei solo una scassa minchia pazza! Vogliamo tirare un po' le somme di Faracalza Teatro 2011, l'energia dell'ora. È bellissimo questo titolo. È bellissimo, è un titolo azzeccatissimo.
Sì, le somme sono ampiamente positive. Credo che abbiamo visto teatro tutto, come dire, impegnato ad esplorare aspetti della realtà sociale, esistenziale, del nostro tempo, tutti immersi in uno sguardo profondo e anche particolare, sbilenco sul nostro tempo e sui dilemmi del nostro tempo. Abbiamo avuto un'affluenza di pubblico notevole, molto bella, e abbiamo scoperto, penso, anche alcune cose, anche alcuni autori e artisti che a Palermo non erano mai stati. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Grazie a tutti, grazie al Ditirambo, al cuore, all'intelligenza che Vito, Rosa, tutti quanti in questo teatro hanno messo alla realizzazione di questa rassegna, grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato con grandissima amore, con grandissima serietà e con grande anche estro. E l'energia dell'errore, come ho detto forse già altre volte, ma lo ricordo ancora una volta, è una frase, è il titolo di un famoso libro di Sklosky, di un critico letterario russo, ma è una frase di Tolstoi, che Tolstoi in un momento di sterilità, in un momento di mancanza di estro creativo, mentre stava scrivendo Anna Karenina, scrive ad un amico: attendo l'energia dell'errore che mi liberi da questa apatia. Attendo l'energia dell'errore che sola può avvicinarmi alla verità delle cose. Forse ogni tanto, ecco, scivolando, sbattendo la testa, ci si può avvicinare. La salute che ti levi di soffrire, missione, speranza, speranza e missione. Preghiamo per la salute, preghiamo per il nostro sempre eterno presidente, che proprio oggi si è fidanzato e non vi posso dire con chi, e ci facciamo l'augure. Io suppongo che, dato il successo, il prossimo anno ci sarà Ferracalza Teatro 2012. Sì, ne siamo sicuri. E il titolo? Non lo so. Inizio a pensare. Perché deve essere bello come questo. Deve essere bello come questo, certo. Mi è caduto il foglietto a terra perché ci siamo emozionati. L'energia dell'errore ci sta l'errore. Da questa caduta di foglio chissà che cosa nasce. Ci sta l'errore. Ci sta tutto, sì. Buon errore a tutti. No. Un ingorgo di parole questo. Oh Vergine Immacolata, scusate se qualche errore umano ci intralcia ogni tanto. Ma è meglio scorgare il cervello, orrore umano mese, ma a ogni minchiata c'è rimedio. Ivana, questo discorso lo puoi gettare nella monnezza. Come diresti tu più educatamente, se lo cestiniamo. Ecco, Ivana. Cestiniamo.